Una processione per tentare di salvare la pesca a Scauri. Pescatori in corteo, in testa il parroco Don Massimo Capodiferro. Un corteo partito dalla parrocchia dell'Immacolata che si è snodato sull'Appia, percorrendo quindi via Capolino fino alla scogliera di Montedoro, dove ha sostato per una breve preghiera alla Madonna, perché sostenga il settore dopo lo sfratto avvenuto il 1° ottobre scorso delle imbarcazioni ormeggiate presso la Darsena Flying, dopo circa 30 anni di permanenza in quel punto di approdo. Questa situazione io penso che sia una cosa che non va bene, perché io dopo 41 anni mi trovo fuori dalla Darsena, dal Porticciolo, dove io ero più sicuro. E per me per lavorare è controproducente. Una decisione improvvisa di proprietari della Darsena, senza alcuna alternativa o termine di confronto o una benché minima deroga che desse la possibilità al comune di Minturno di realizzare un approdo più sicuro per decine di famiglie che vivono sul mare e per il mare e che ora rischiano invece di doversi trasferire nella Darsena di Formia o in quella di Gaeta. Le proposte che abbiamo fatto è stata quella all'amministrazione comunale di chiedere di una soluzione, una deroga alla Darsena Flying per quest'inverno e contestualmente di iniziare i lavori. I pescatori sono disposti a tassarsi di 1000 euro ciascuno per dare inizio ai lavori. I pescatori chiedono di poter lavorare continuando ad ormeggiare le proprie imbarcazioni nella Darsena fino alla realizzazione, al completamento delle opere in prossimità della scogliera dove oggi sono ancorate, un sito però soggetto alle mareggiate non sicuro senza un'adeguata protezione.